Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi spiego brevemente la prima vera promozione in FIFA 21 Ultimate Team. Lo sapete già sicuramente se avete giocato i vecchi FUT, il 20, 19, 18, eccetera, eccetera. Parliamo degli Wants to Watch. Allora, partiamo dal presupposto che c'è già un giocatore Wants to Watch, quindi in italiano la promo è chiamata da tenere d'occhio, orrenda, per cui la chiameremo sempre OTW o Wants to Watch. E il giocatore già confermato è Timo Werner, approdato al Chelsea dall'Ipsia. Allora, partiamo dal presupposto che volendo mezzo team OTW potrebbe essere il Chelsea, con l'acquisto di Havertz, di Sar, di Ziyech, di Werner, di Thiago Silva e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente dubito ci saranno più di due giocatori del Chelsea e presumo uno di questi sia Havertz perché è un top player, è un top trasferimento della stagione estiva, del mercato estivo. Coloro potrebbero esserci, come vedete, Sané passato a Bayern Monaco, Arthur alla Juventus, così come potrebbe esserci Miralem Pjanic al Barcellona. Sicuramente, secondo me, ci sarà Osimhen del Napoli, anche perché è giovane e tendenzialmente ci sono sempre dei giocatori giovani all'interno di un team Wants to Watch. Ma quello che interessa a noi è questo: il team Wants to Watch, quando sarà rilasciato, come sfruttarlo per il discorso compravendita. Lo scorso anno, in FIFA 20, la web app venne rilasciata il 18 di settembre, mentre il 19 la companion app. Ciò significa che lì erano presenti tutte le card base, quindi oro, argento e bronzo, di tutti i giocatori disponibili nel database FUT, ok? Mentre il team Wants to Watch venne annunciato il 24 settembre per essere rilasciato al day one, quindi il 27 settembre 2019 in quel caso. Quindi in quei 7-8 giorni circa era possibile accaparrarsi quei giocatori che sarebbero diventati Wants to Watch. Ma qual è il vantaggio di comprare la carta oro? Semplice. La carta oro di un giocatore che viene selezionato per il team Wants to Watch diventerà assente dai pacchetti, cioè non si potrà trovare nei pacchetti, quindi sarà molto più raro sul mercato, per tutta la durata della promozione Wants to Watch, che teoricamente dovrebbe essere una settimana. Quindi, una carta che diventa rara è una carta che, qualora abbia un certo utilizzo nelle squadre, nei vari team, per inizio gioco, quindi per le rivals, le prime squad battles, eccetera, eccetera, è un giocatore che potrebbe e sicuramente subirà un forte rialzo di prezzo. Quindi questa sarà probabilmente una delle prime tecniche di compravendita sfruttando le promo in arrivo, sfruttando la primissima promo in arrivo, quindi di Wants to Watch, che potrebbe portarvi un sacco di crediti. Chiaramente farò una prediction precisa, spero di avere qualche leak sui giocatori presenti nel team OTW e vedremo anche l'andamento dei prezzi, perché chiaramente una card come Sané, che in questo FIFA era una valutazione 86, magari il prossimo anno sarà un 84, un 85, non lo so, probabilmente avrà un prezzo di 20-30k. Quindi un po' eccessivo per andare a fare un investimento su una card del genere. Al contrario, magari un Arthur meno utilizzato, un Osimhen che ha una valutazione magari 78, 79, non lo so che valutazione avrà, potrebbe sicuramente avere un prezzo molto più allettante per un discorso di in ottica compravendita, specialmente considerando il fatto che a inizio stagione siamo con veramente pochi crediti. Per cui non ha senso buttarsi magari su un giocatore molto costoso sperando che sia nel team Wants to Watch, piuttosto magari andare a comprare quei 5-6 giocatori che hanno più probabilità di essere inseriti nel team OTW, che hanno magari un prezzo basso sotto i 2, 3, 4K circa e che hanno una valutazione e delle stats tali da poter essere card richieste. Andiamo a vedere alcuni esempi di quello che è successo lo scorso anno con le carte inserite nel team OTW. Eccoci qua, il primo giocatore che vi mostro è Nicolas Pepé, che era approdato all'Arsenal. Chiaramente era una card praticamente tra gli esterni di centrocampo più forti della Premier League, quindi utilizzatissima. Appena uscita la web app, il suo prezzo era intorno ai 30k. Dopodiché ha raggiunto i 50, 60k, 70k circa. Ovviamente qui il prezzo è rimasto stabile perché c'era l'uscita del gioco, quindi molte persone sono andate a spacchettare. Cosa è successo poi? Il giocatore è stato inserito nella squadra Wants to Watch, il suo prezzo è salito perché assente dei pacchetti, salito a circa 88-90k. Questo perché? Perché essendo uno dei giocatori più forti nel suo ruolo a inizio gioco
e diciamo tra i più economici, perché comunque sia c'erano giocatori anche che magari costavano 3, 4, 5, 600K che in pochi si potevano permettere, Pepe è salito di prezzo notevolmente. Un altro esempio completamente differente è Barella. Barella che ovviamente è una card ben poco usata, che ha delle stats praticamente quasi inutili. Nonostante ciò, il suo prezzo inizialmente stava in, vedete che stallonava intorno ai 800, 900, 1000 crediti. Poi c'è stato l'annuncio della presenza, ha raggiunto i 1500. E a fine della settimana successiva il suo prezzo ha raggiunto i 3K, 3K e mezzo circa. Quindi qua si sarebbe fatto un investimento raddoppiato, quasi triplicato, a seconda di quando avremmo acquistato la card. Un esempio più palese è Wan-Bissaka, uno dei terzini tuttora nella versione TOTS più interessanti del gioco, completi, fisico, molto rapido, totalmente facilmente ibridabile. Un giocatore che già stava al cap, il suo cap, essendo una valutazione 79, era di 10.000 crediti. Dopodiché, quindi occorreva chiaramente sniperarlo, a parte i primi 2 giorni che si trovava anche a 8-9K circa. Occorreva sniperarlo. Una volta sniperato, bisognava soltanto attendere un aggiornamento del price range, sia perché il giocatore era molto usato, quindi in ottica squadra, rivals, future weekend league, eccetera, era molto usato. Sia perché poi è stato annunciato ed inserito nel team Once to Watch, il suo prezzo, il suo price range è stato aggiornato a 30K circa e ha raggiunto praticamente i 28-29K. Quindi, come vedete, questo è l'andamento dei prezzi delle card più interessanti o anche meno interessanti che vengono inserite nel team Once to Watch. Lo scorso anno la squadra Once to Watch era a tratti molto interessante perché c'era Hazard, Griezmann, Coutinho, De Ligt, De Jong, Pepe, Ben Yedder. Poi alla fine si è rivelata un po' scarna perché Hazard ha fatto schifo tutta la stagione, Griezmann anche, Lukaku era una card non utilizzata e gli unici interessanti sono stati Ben Yedder e un po' De Jong a inizio stagione. Però ecco, questo è il succo della questione Once to Watch. Ovviamente avremo tempo per parlarne, discuterne insieme, avremo tempo per stilare una prediction che sia più vicina possibile alla reale squadra Once to Watch che arriverà in FUT. Essendo che la web app esce il 30 di settembre, salvo imprevisti e annunci diversi da quelli che sono le informazioni che abbiamo attualmente, e la companion app esce il 1° di ottobre, dovrebbe uscire il 1° di ottobre. Abbiamo tempo una settimana prima una settimana circa prima del 9 di ottobre, che è la data ufficiale dell'uscita del videogioco completo di FIFA 21 nei negozi per l'edizione standard e che sarà il giorno del rilascio, teoricamente, del team Once to Watch. Per cui avremo tempo per andare a studiare, per andare a vedere quello che è il mercato, per andare a fare le nostre prediction, magari acquisire qualche leak e fare i nostri investimenti a tal proposito. Spero che il video sia stato utile e che sia stato chiaro. Se ciò non fosse, vi invito a seguirmi su Twitch. A partire da metà settembre tornerò ogni pomeriggio alle ore 3:30 sul canale FIFA UT ITA TV. Grazie per essere stati con me. Lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina se non l'avete ancora fatto per non perdere tutte le notifiche dei nuovi video in arrivo per FIFA 21. Ciao ragazzi e buona giornata!